Come si dice in inglese, facciamo fatica ad arrivare alla fine del mese. Ovviamente l'espressione, forse non dovrei neanche spiegarla, allude alla difficoltà economica di riuscire a rispondere alle spese necessarie per mantenere se stessi o una famiglia. Ecco, in inglese questa espressione viene tradotta in un modo molto particolare, infatti dico we struggle to make ends meet. Struggle significa appunto faticare, tribolare, fare fatica, fare qualcosa, quindi we struggle to make ends meet. Ecco, ci sono varie, documentandomi ho scoperto che, contrariamente a quello che pensavo, perché per me, l'espressione anche figurativamente aveva un senso abbastanza semplice, ci sono varie storie che spiegano l'origine di questa espressione, ma senza dilungarmi vi dirò quella più semplice, anche perché riconduce chiaramente al problema in essere. Quindi, to make ends meet significa che faccio fatica a far coincidere la fine del mese con la fine del mio stipendio. Quindi, in un certo senso, l'espressione è quasi letterale. Quindi, far combaciare, make ends meet, far combaciare la fine dello stipendio con la fine del mese. Insomma, questo è il senso. Un paio di esempi che ho trovato per voi sono: It's not easy to make ends meet with a big family, but somehow we manage. Quindi non è facile arrivare a fine mese quando hai una grande famiglia. It's not easy to make ends meet with a big family, but somehow we manage. Ma in qualche modo ci riusciamo, ce la facciamo. Manage nel senso di riuscire a fare qualcosa. Oppure, I had to work extra hours just to make ends meet. Quindi ho dovuto lavorare degli straordinari solo per arrivare a fine mese, quindi non per comprarmi la Porsche, ma solo per arrivare alla fine del mese. I had to work extra hours just to make ends meet. Ultimo esempio, un po' drammatico. She can no longer make ends meet. Non riesce più ad arrivare alla fine del mese. She can no longer make ends meet. Ok, ultima nota a chiusura. Tutti i video sono corredati di spiegazione e tante chicche sull'origine della parola con esempi da leggere e ad ascoltare sul nostro sito Levent English, sul nostro blog in realtà, leventenglish.com/blog, trovate il link qui.